so, ja, eine Richtung gehen, dass nicht zu kompliziert wird. Und auch einen, vielleicht ein Bürokratiehandbuch, das erleben wir auch in Bezug auf Projekte, die Jugendliche umsetzen wollen. Es ist ein riesiger bürokratischer Aufwand, irgendeine Initiative zu starten. In Merano, wo sich auch überall. Und dementsprechend war es vielleicht ganz interessant, einmal gewisse Dinge zu vereinfachen, Lizenzrecht und bla bla bla. Aber das auch ganz klar vielleicht in einem Handbuch oder irgendetwas zu komprimieren, das für alle Vereine, Institutionen zur Verfügung stellt. Machen wir das, wie viel Zeit haben wir? Ja, eine Minute. Machen wir das von der organisatorischen Jugendarbeit aus. Ich glaube, dass Jugendarbeit einen Teil der Jugendlichen erreicht, aber sicher nicht alle. Das ist eine die Aufgabe, glaube ich, von der offenen Jugendarbeit, alle Jugendlichen in einem Zentrum zu sehen, sondern die Jugendlichen, die es brauchen. Genauso wichtig sind aber auch die Möglichkeiten von Jugendlichen zu schaffen, die sich selber organisieren können. Das heißt, Freiräume zu bieten, wo sie sich ausleben können. Wieso werden gewisse Worte für Jugendliche verboten? Wieso muss man irgendwo einen Skaterpark aufstellen, wenn es möglich wäre, gewisse Plätze einfach für Skaten frei zu machen? Also sich zu überlegen, wo kann die Gemeinde Freiräume schaffen, ohne dass irgendwie dann, wo es ein Projekt gestartet werden muss, wo finanzielle Mittel eingespielt werden müssen, wo personelle Ressourcen verwendet werden müssen, sondern wo kann man einfach gewisse Regelungen oder Sachen vereinfachen, dass Jugendliche sich selber verwirklichen können und Platz holen in der Gemeinde. Ja, das wäre eigentlich mal so, das was ich oder mir so hätte. Das kämen dann sicher die anderen Meinungen zu Wort, als ihre eigenen Realitäten. Und danke für die Möglichkeit. Und hoffentlich können wir dort dann gemeinsam weiterarbeiten. Danke dir. Sindaco per questo invito. Io sono Fabrizio Biras, comandante della Polizia Municipale di Merano e tanti si chiederanno che ci fa la divisa in questo contesto. All'inizio me lo sono chiesto anch'io, a dire la verità, quando il vice sindaco mi ha invitato. Poi ho detto, ma lo faccio sempre, partecipo sempre molto volentieri quando i giovani, i centri giovanili o comunque la rete dei centri giovanili di vita, partecipo molto volentieri a questi incontri. Partecipo perché io purtroppo vedo il lato giovanile da un altro spaccato, quindi non vorrei rovinare la festa o comunque l'aspetto positivo di questo incontro, però colgo l'occasione per dare un aspetto forse diverso, un taglio diverso, un'occhiata diversa. Quindi la prima domanda, perché sono qui, credo di averla risposta. La seconda è come vedo il mondo dei giovani nella mia città. Qui è l'aspetto forse più problematico dal mio punto di vista, dal mio punto di vista istituzionale, quindi mi sono portato alcuni dati per cui noi abbiamo addirittura dovuto distaccare una persona a, diciamo, alla procura minorile, quindi a un organo che tratta le problematiche dei giovani. Quindi i minorenni su Merano che hanno avuto problemi nell'ultimo anno sono centinaia, quindi non sono pochi. E abbiamo avuto solo quelli che abbiamo seguito noi come Polizia Municipale, quindi io non faccio riferimento a quello che hanno fatto le altre forze dell'ordine, ma solo a quello che abbiamo fatto noi. Quindi si va a problematiche di furto, di lesioni, di danneggiamenti, tante altre criticità. Quindi ben vengano queste occasioni, ben vengano questi interventi, questi incontri. E purtroppo il mio ruolo è anche quello di buttare un sassolino nello stadio, comunque una riflessione su quelle che sono le criticità del mondo giovanile. E noi nel nostro piccolo, anche come Polizia Municipale, cerchiamo sempre di dare un contributo affinché nelle sedi opportune, attraverso gli organi che sono ciò deputati,
attraverso, affinché queste criticità non arrivino o non sfocino in attività, diciamo, perseguite dalla legge. Ecco, questo era il mio intervento in questa sede. E poi la terza domanda, un'idea giovane per Merano. L'idea giovane per Merano me la sono posta anch'io e al momento non ho una risposta. Diceva il collega prima, ci sono tanti problemi, tante criticità anche burocratiche. Sicuramente il nostro impegno nel nostro piccolo è quello di migliorare questi aspetti, però un'idea ancora non ce l'ho e forse me la farò anche col vostro aiuto in questa occasione. Grazie. Also guten Abend und danke für die Einladung. Die Idee, ein Slam von 5 Minuten, ist super, bereue noch falschen Slam. Ich kann keinen Slam machen, ich mache einen kurzen Input. Mein Name ist David Ochner und ich möchte heute hier nicht für meine Institution sprechen. Das ist für die Idee, die ich im Kopf habe, unwichtig. Wichtig ist die Idee. Ich bin seit 16 Jahren hauptberuflich in der Kinder- und Jugendarbeit tätig, seit 9 Jahren in Iran. Und die Idee, die ich hier in dieses offene Mikrofon sprechen möchte, betrifft die offene Jugendarbeit, offenes Mikrofon, offene Jugendarbeit. Und die offene Jugendarbeit in Iran für minderjährige Jugendliche im Sinne von Jugendtreffpunktarbeit, denke ich, basiert zurzeit auf 4 wichtige Einrichtungen. Auf das Jugendzentrum Tilt in Sinich, auf den Jugendtreffpunkt in Obermais, Jugendzentrum Streikap in der Romstraße und natürlich Jugendzentrum Jungle, in gewissem Maße sicherlich auch der Jugendverein China. Wenn man sich die Szene so ansieht und die 4 Jugendtreffpunkte sich ansieht, dann haben sie es geschafft, irgendwo im Laufe der Jahre ein Konzept der Jugendarbeit zu bekommen für die Stadt Meran. Es gibt 4 mittelgroße Jugendzentren, Jugendtreffpunkte, die sogar in einem Netzwerk zusammenarbeiten. Ich denke, die Größe von mittelgroßen Jugendtreffpunkten hat den großen Vorteil, dass man hier Beziehungsarbeit schaffen kann. Man macht keine großen Events, man macht Beziehungsarbeit. Aber wenn man sich die Landkarte der Stadt Meran ansieht und wenn man sich darüber Gedanken macht, soll dieses Konzept der mittelgroßen Jugendtreffpunkte weiter bestehen oder weiter ausgebaut werden, dann fehlt meiner Meinung, und das ist die Idee, die ich bringen möchte, in Untermais ein Jugendtreffpunkt. Ob deutschsprachig, italienischsprachig, zweisprachig, idealerweise, ist egal. Wer die Trägerschaft hat, ist egal. Wichtig ist, dass man auch für die Jugendlichen in Untermais, oder egal, Jugendlichen in Meran sind mobil, auch hier einen Punkt schafft, wo man sagt, wir haben einen offenen Freiraum für junge Menschen. Das wäre die Idee. Vor 20 Jahren, als die Jugendarbeit in Südtirol entstanden ist, haben die Jugendlichen noch für ihre Plätze gekämpft. Heute wissen wir, die Institutionen, die Verantwortlichen der Kinder- und Jugendarbeit, dass Jugendliche ihre Plätze brauchen. Ich denke, es ist der Weg mal umgekehrt, dass man sagt, wir errichten ein Jugendzentrum, einen Jugendtreffpunkt auch im Unterweis, damit Jugendliche diesen Raum nutzen können. Er muss nicht erobert werden von den Jugendlichen. Diese Zeiten sind vorbei. Und als Abschlussgedanke, damit unser Kommandant der Stadtpolizei nicht mehr so viel Arbeit hat, Jugendarbeit ist teuer. Professionelle, hauptberufliche Jugendarbeit ist noch teurer. Aber Jugendliche, welche durchs Raster fallen, die könnten wir uns eigentlich gar nicht mehr leisten. Und sind für die Gesellschaft unbezahlbar. Dankeschön. Sono Nicola Santini e gestisco un progetto assieme a Damian che è qua in aula con me, si chiama YOLO. È una piattaforma che raduna in questa piattaforma ci sono una serie di informazioni per i giovani che si stanno affacciando al mondo del lavoro. È un progetto partito dalle esigenze
dei ragazzi, una cosa che il servizio giovani della provincia aveva intuito, dove bisogna partire più che altro sempre da chi chiede lavoro. E nel nostro caso ero io per primo che chiedevo come poter realizzare, come poter concretizzare un'idea imprenditoriale. E allora ho provato a cercare in loro un appoggio che mi desse le idee. E questo ha avviato in me un meccanismo che poi dopo ho portato avanti. Quindi ho trovato e abbiamo trovato altri giovani che dessero il messaggio e a cui spiegare il messaggio di portare avanti quello che erano le nostre idee, quello che era il nostro lavoro, che in questo caso è un lavoro digitale, è un lavoro che richiede un web designer, è un lavoro che richiede un informatico, è un lavoro che richiede un project manager. E io stesso ho cercato un project manager più grande di me, che in questo caso è Daniel, che mi spiegasse pian piano come si poteva gestire un gruppo di lavoro di questo tipo qua. E noi a nostra volta spieghiamo ad altri ragazzi che dovrebbero affacciarsi a questo mondo cos'è un web designer, come lavora un web designer, e cos'è un programmatore, cercare programmatori che sono già sul pezzo da qualche anno. E cosa ho imparato di bello ed interessante in questo primo anno di progetto? In questo primo anno di progetto ho imparato che manca, secondo me, una comunicazione intergenerazionale tra la mia e i vecchi magari mestieri. Siamo di fronte a una sorta di abisso che c'è anche e soprattutto con i nostri artigiani, che si fa fatica a colmare, si fa fatica a trovare un punto dove le due realtà comunicano. E quello che vorrebbe fare IOB, comunicare appunto da giovani ad altri giovani tutta una serie di opportunità lavorative, è anche questo: cercare di far comunicare queste due realtà che non fanno fatica a parlarsi, appartengono a due mondi completamente diversi. E noi vorremmo fare inizialmente con un sito web, ma il sito web è soltanto un'idea, è soltanto un piccolo lancio. In realtà quello che insegna un progetto come questo è anche appunto di sforzarsi, andare a parlare con queste realtà che sono lontane da noi, andare a chiedere informazioni a un web designer, andare a chiedere informazioni a un libero professionista che è in questo mondo da più anni di me e di noi. E questo. Sono 5 minuti. Ne un crollo e mezzo. E alla fine del nostro percorso, con i ragazzi abbiamo individuato la necessità di trovare in job i cosiddetti lavoretti. In lavoretti in italiano è molto brutto, nel job è molto più elegante, in questo caso il tedesco aiuta molto. E perché? Perché i ragazzi adesso, quelli che soprattutto hanno bisogno di un percorso universitario, cercano quello, cercano l'occupazione per occupare il proprio tempo libero, ottimizzare il proprio tempo libero, forse più corretto. E quindi andiamo a cercare quello. E lo andiamo a fare come? Andiamo a farlo cercando artigiani, cercando persone che vorrebbero delegare o magari non sanno che potrebbero delegare parte del loro lavoro. E questa delega è fondamentale soprattutto per avviare e continuare il processo lavorativo che questa provincia, ma più in generale la nostra realtà, avrà nei prossimi anni. Grazie.